Riccardo, non è andata benissimo non giocare in questo ultimo weekend perché le avversarie dirette hanno vinto, comunque pareggiato, e quindi assume una maggiore importanza ancora di più la gara di sabato prossimo contro il Fano. Sì, abbiamo avuto questo turno di riposo, tra virgolette, visto l'esclusione del Modena. Le dirette concorrenti hanno guadagnato qualcosina, Sant'Arcangelo un punto, il Fano tre punti, però diciamo che noi dobbiamo pensare a noi come spirito di squadra, come gruppo, dobbiamo pensare a noi, lavorare a testa bassa e mettercela tutta per questa partita che vale 6 punti, secondo me. La salvezza passa in casa, soprattutto due sconfitte nelle ultime due gare interne, c'è anche un po' una voglia di rivincita tra le mura amiche. Sì, certo, c'è la voglia di rivincita tra le mura amiche, soprattutto anche per il pubblico che ci ha sempre sostenuto. Quindi adesso come lavoriamo tutta questa settimana? Bene, e con la voglia di vincere, perché questa partita è fondamentale. Gli occhi di molti sono sul reparto avanzato che ha qualche difficoltà di troppo nel segnare. Tu cosa rispondi, cosa pensi? No, vabbè, è un dato di fatto, però adesso anche col mister stiamo lavorando come gruppo, tutta la squadra, perché è sempre facile accusare magari il singolo o il reparto. Invece secondo me, come lavoriamo in gruppo nella fase difensiva a partire dall'attaccante, dobbiamo lavorare in gruppo per la fase offensiva a partire dai difensori e arrivare alla conclusione con gli attaccanti. Tre gare prima della sosta, ti sei fatto un'idea in un cammino ideale prima della lunga pausa? Abbiamo due partite in casa e secondo me i punti si devono fare soprattutto in casa e ne abbiamo la possibilità. Poi abbiamo una trasferta a Reggio Emilia dove dobbiamo anche lì andare con la mentalità giusta, con l'atteggiamento giusto e riuscire a strappare qualcosina anche lì. Quindi più punti possibili prima del Natale. Sarà Foggia o Barbuti sabato prossimo? O magari entrambi insieme? Ma chiunque giochi deve entrare in campo per la causa del Teramo Calcio, che è quella di vincere e di raggiungere l'obiettivo. Poi se gioca Ciro o gioco io, è diciamo la stessa cosa. Dobbiamo entrare tutti e due con lo spirito di pensare al gruppo.